dire, avete detto di chiedere di più ai ragazzi, oggi l'hanno soddisfatta o si può fare ancora di più? No, per quello che potevano fare oggi hanno fatto bene, penso che abbiamo fatto il massimo e bisogna comunque ripartire da martedì con questo spirito ritrovato, perché senza spirito non si fa niente. Ti mangiano in tasca gli altri, se hanno più fame di te, magari i valori, la tecnica, la personalità non viene fuori, bisogna imparare a condividere l'obiettivo comune, a sposarlo, a portarselo a casa, a carezzarlo. Questo è molto importante se si vuole fare qualcosa di buono. Oggi questo spirito io nei ragazzi l'ho visto, la partita di giovedì non è stata una partita priva di impegno, è stata una partita nella quale l'impegno c'è stato, ma mancavano due componenti fondamentali che poi fanno credere che l'impegno non ci sia: la convinzione nelle cose che si fanno e la mentalità. Ho visto poca mentalità giovedì, la mentalità, la sommatoria delle singole mentalità di ogni giocatore secondo me portano una squadra a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo. Poi si sa che vince solo uno, però perlomeno quando non si riesce a farlo si va a casa contenti e soddisfatti lo stesso quando si dà tutto. Ecco, mi sei detto proprio lei adesso un cambio totale di mentalità, una squadra che è scesa in campo, che voleva vincere la partita, lo ha fatto sciogliendo anche un bel gioco in tante occasioni, la Scafatese è stata completamente annullata. Sì, tra l'altro una squadra, la Scafatese, faccio i complimenti all'allenatore Amarante, perché è una squadra che gioca a calcio, una squadra che ha un buon concetto di gioco, è pericolosa. Aprono molto con le mezze ali, un 4-3-1-2 fatto bene, mi sembra che siano diversi anni che questi giocatori stanno insieme, 3 o 4 anni, quindi non era una partita facile. Questo avvalora ulteriormente la prestazione della Nocerina, perché insomma io girerei i meriti a questi ragazzi, ma anche al mio predecessore, al signor Esposito, perché comunque insomma io ho fatto anche molto poco. Mister, cosa ha detto a Carlo Benvenuto nello spogliatoio per il calcio di rigore battuto? No, niente, capita. Capita di sbagliare il rigore, insomma, sono contento che dopo ha fatto gol. Mi sarebbe piaciuto che avesse fatto gol anche Maiella, è entrato con lo spirito giusto, con la voglia proprio di dare una mano alla squadra, la voglia di sentirsi un giocatore proprio utile fino alla fine, e così sarà sicuramente. Io l'ho allenato al Nardò e alla Casertana, quindi so che è un ragazzo estremamente positivo per il gruppo, e quindi mi avrebbe fatto piacere se avesse fatto gol. Mister, anche un'altra, diciamo, una grande prova di dare la fila rapida, non solo per il gol, ma per tutto, diciamo, per tutta la gara. Sì, Aracne è un giocatore dalla qualità sopraffina, è un giocatore duttile, può giocare in varie posizioni del campo e dà una mano anche quando la palla l'hanno gli altri, quindi è un giocatore che poi oggi non è stato così, però con gli stessi interpreti in campo ti dà la possibilità di variare l'assetto di squadra, quindi bene lui, bene tutti i suoi compagni, ma bene soprattutto l'unità di intenti che hanno avuto in campo. Mister, dai grandi uno le cose se le aspetta, perché sono calciatori che sono stati presi anche per questo, per fare la differenza. Probabilmente oggi non ci si aspettava la grande prova di due ragazzi, due under, Ciotti e Apparenza. E Fonsino anche, hanno fatto bene i grandi, bene i giovani. Secondo me questa distinzione la dobbiamo mettere un po' da parte, perché sennò facciamo sentire un eccessivo peso su questi ragazzi qui. Giocare a Nocera non è facile, quindi perché la responsabilità è enorme, sono ragazzi giovani, a livello di personalità si devono ancora formare, però oggi li ho visti
insomma, non hanno avuto paura di sbagliare, perché è meglio osare sbagliando che non magari fare le cose nelle vie di mezzo. Oggi li ho visti convinti delle cose che facevano, magari anche commettendo qualche errore, come comunque l'hanno commesso anche i grandi. La mister, giusto un'ultima battuta sul tipo organizzato che entra una loggia al San Francisco. Bello, bello, bellissimo, una bella impressione, hanno sostenuto la squadra dall'inizio alla fine. Io li conosco da tantissimi anni, perché sono venuto quando facevo il giocatore parecchi anni fa, tantissime volte qui. Ricordo una tifoseria veramente meravigliosa, ma non lo devo dire io, lo sanno in tutta Italia, e hanno dato una grande mano alla squadra. La squadra probabilmente ha sentito anche, ha trasformato in stimolo positivo questa spinta qui. E quindi grazie a loro, grazie anche a quelli della tribuna che sono tifosi anche loro, grazie a tutti. Però insomma, non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo vinto una partita oggi, ce ne sono tante altre, due competizioni più eventualmente una terza, speriamo di no. Quindi io dico, partiamo appunto da questa prestazione volitiva della squadra. Però da Marigliano arrivano ottime notizie. Sorrento fermato sul 3-3, Nocerina che corce in classifica. Sì, sì, qua insomma, ora alla fine è importante guardare partita dopo partita sicuramente, cercare di limitare i passi falsi, di approfittare soprattutto dei passi falsi degli altri e mantenere un certo tipo di costanza di risultato. Questo è importante. Poi alla fine si faranno i conti, non è facile vincere contro nessuno, anche perché quando giocano contro di noi e contro il Sorrento è sempre la partita della vita, no? Piace a tutti battere la Nocerina, soprattutto perché ha un blasone enorme, no? E andare in giro a raccontare la domenica sera questa cosa qui. Mister, il modo del gioco, parliamo dell'aspetto tecnico, lei in presentazione aveva detto andremo avanti in questi giorni di evidenza, che non aveva, diciamo, il tempo per poter cambiare le cose. Il modo è quello che abbiamo visto quest'oggi, oppure vedremo qualche altra cosa? Io, parlando con il direttore, ci siamo frequentati tantissimo da martedì e devo dire che mi ha dato una grandissima mano, è stato sempre vicino a me, mi ha spiegato tante cose delle quali io non ero a conoscenza, e cercheremo di anche inserire qualche giocatore all'interno del 4-2-3-1 oppure 4-4-1-1, come si vuol chiamare, non fa differenza, avendo anche poi la possibilità con alcuni giocatori tipo Aracri, tipo di poter variare in corso d'opera e magari anche partire con un sistema di gioco diverso. Però vogliamo sistemare un pochettino le caratteristiche della rosa senza fare assolutamente no, però cercando di mettere gente che abbia determinate caratteristiche per giocare all'interno di questo sistema di gioco. Manca qualcosa adesso? Più o meno lei ha visto la squadra, ha giocato mercoledì, ha giocato oggi ad occhio e croce, insomma, che cosa secondo lei manca a questa squadra per essere al top? Mancava un po' di convinzione, mancava un po' di mentalità, qualcosa, e poi dopo dire, sì, noi sappiamo insomma dove dobbiamo andare a cercare di rinforzare il parroco e cosa vuole il giusto. Sì, sì, sappiamo dove andare un po' a rinforzare. Io dico mancano un po' magari quelle alcune caratteristiche, perché i giocatori che ci sono in rosa sono giocatori bravi, bravi. Probabilmente messi uno a fianco all'altro non vanno al compenso delle caratteristiche. Cosa voglio dire con questo? Bisogna essere anche compatibili nei reparti, quindi cercheremo di aggiustare un po' questa cosa qui. Ora di nomi non ne abbiamo parlato, ma neanche di perché parlavo di lui. Soprattutto cercare di sistemare un pochettino la rosa. Ho visto io oggi, per me, qualche volta la sua squadra
trovato un po' di difficoltà qualche volta ad uscire, ecco. Sì. Sì, è vero, abbiamo avuto qualche difficoltà a uscire, abbiamo avuto anche qualche difficoltà difensiva sul trequartista Ferrentino che girava un po' alle spalle, però io dico piano piano queste cose qua le andremo a mettere a posto, e fermo restando che comunque si possono commettere anche errori all'interno di una gara.